Dopo alcuni tentativi, dopo aver stupito tutti nei tornei più prestigiosi del mondo del tennis, Jannik Sinner ce l'ha fatta. 19 anni, 2 mesi, 29 giorni, diventa il più giovane italiano di sempre a conquistare un titolo ATP. A Sofia, infatti, l'altoatesino ha sconfitto in finale il canadese Vasek Pospisil in 3-7, 6-4, 3-6, 7-6, conquistando il primo titolo in carriera. Un successo strameritato per il 19enne nato a San Candido, comune della provincia autonoma di Bolzano. Una bella iniezione di fiducia per il nostro tennis, che sta tornando ad alti livelli. Il match in terra bulgara. L'azzurro ha sicuramente patito la pressione, ma allo stesso tempo ha gestito nel migliore dei modi una partita contro un avversario più esperto. Per Sinner un solo momento difficile, che è coinciso con le fasi finali del secondo set, i primi punti del terzo e decisivo set. In questo modo l'altoatesino ha strappato a Claudio Pistolesi un record che durava da 30 anni, cioè da quando il 12 aprile del 1987 il tennista romano vinse il titolo a Bari a 19 anni, 7 mesi, 18 giorni. La gioia di Jannik al momento della premiazione. Sinner, comprensibilmente emozionato, ha dichiarato: «Ringrazio il mio team che mi sta supportando in tutto e per tutto, dentro e fuori dal campo. Sono felice, ma la strada è ancora lunga. Sono veramente contento di essere qui con voi, di condividere con voi tutto il lavoro che abbiamo fatto insieme. Ringrazio anche tutte le persone che hanno fatto sì che questo torneo si potesse giocare, e grazie anche al pubblico. Spero di tornare qui anche l'anno prossimo».